Quando si parla del Centese, Aroldo Bonzagni, c'è sempre un grande interesse intorno a lui, forse per via della sua breve vita trascorsa per lo più lontana da Cento, che lo avvolge in una sorta di mistero per inseguire un sogno. Cento, Ferrara, 15 aprile 2023, di Marco Raboni per TC100 Web TV online quindicentese.it. A farlo, nella bella cornice del piccolo teatro Giuseppe Borselli, sono stati due profondi conoscitori di Aroldo Bonzagni: Fausto Gozzi, già direttore dei Musei Centesi, e Elena Bastelli, coordinatrice dell'Ufficio Cultura del Comune di Cento. L'occasione è venuta grazie all'intervento del Lions Club Centese e del suo attuale presidente, Adriano Orlandini, profondo conoscitore dell'arte e della cultura di Cento, con la fattiva collaborazione dell'asilo infantile Giordani, dove all'interno si trova il piccolo teatro Borselli. Il presidente Orlandini, come ha spiegato nel suo intervento, si è imbattuto per caso, navigando nei social, un gallerista che, conosciuta la provenienza dalla città del Guercino di Orlandini, subito lo mise al corrente della presenza nella sua galleria d'arte di un quadro di un artista centese, Aroldo Bonzagni appunto. Solo sentir quel nome e cognome ad Orlandini gli si è accapponata la pelle e da quel momento fece di tutto per portare quel dipinto a Cento, interno di un circo. Il nome del dipinto eseguito da Aroldo Bonzagni nel 1917, un anno prima di morire per febbre spagnola. Sentiamo quindi in modo integrale gli interventi di Elena Bastelli e di Fausto Gozzi, introdotti dal presidente Adriano Orlandini, che apre con il saluto della dottoressa Marina Malagodi, presidente dell'asilo Antonio Giordani. Sentiamo. Con l'asilo Giordani, e al corso di quest'annata avremo altri due incontri che abbiamo deciso di fare anche per aprirsi noi Lions un po' alla cittadinanza, far vedere che magari invece che le solite cose al chiuso, fare in modo che di poter far vedere anche qualcosa a tutti. È un incontro molto particolare questa sera, perché è nato per caso, è nato tramite Facebook. Uno dice come fa a nascere un quadro tramite Facebook, perché a un certo punto io ho chattato. Ho messo un like su una foto di un panorama vicino al Sacro. Quello che aveva fatto questa foto a un certo punto mi ha contattato. E perché mi ha contattato? Perché era un gallerista e ha visto che la foto che c'è nel mio profilo di Facebook è un quadro di Ottavio Mazzonis, La comunione della Vergine. A un certo punto mi scrive, intanto ringraziandomi per aver messo questo quadro, e perché lui era molto amico di Mazzonis. E poi dopo passo le settimane così parlando, mi dice: ma io conosco molto bene Cento perché sono un gallerista e nel dicembre del 2015 ho portato a Cento un mio quadro, un quadro della mia galleria, opera di un centese, e infatti era un quadro di Aroldo Bonzagni, quel quadro che vedete ora. Passa il tempo, passano le settimane, passano i mesi, a un certo punto
questo gallerista che si chiama Carlo Vittorini mi manda un messaggio: io e il mio socio abbiamo ricevuto un'offerta per il Bonzani. Sa mica se accetto, qualcuno può essere interessato? Io non ci pensavo minimamente. E invece mi sono informato con qualcuno, con qualcuna, e alla fine sono stato mandato in avanti scoperta a vedere il quadro. A me personalmente è piaciuto molto e mi è sembrato giusto fare in modo di poterlo portare a Cento, in modo tale che venga esposto per parecchio tempo nella Galleria d'Arte Moderna quando riaprirà. Quindi ecco il motivo per cui questa sera abbiamo questo quadro di Bonzani, che è del 1917, ma ne parleranno diffusamente i nostri due relatori, che ringrazio moltissimo per l'entusiasmo che hanno dimostrato nell'accettare l'invito a parlare questa sera di questo grande e sfortunato artista centese. Come vi ho già detto, è una serata che noi abbiamo chiamato gli incontri del Borselli. Direi che pian piano sta riuscendo e quindi direi, cara Marina, che possiamo tranquillamente prospettare altri incontri, non solo in questa annata Darius, ma anche, se possibile, anche il prossimo anno. Ti passo la parola. Grazie Leandro, grazie a tutti gli amici Darius, grazie a tutti gli altri amici conoscenti che questa sera molto gentilmente e carinamente hanno voluto partecipare a questo evento. Vi porto i saluti anche di tutto il consiglio del Filo Giordani, qui annesso questo piccolo teatro. In questo piccolo teatro hanno fatto i saggi molti dei nostri ragazzi e anche qualcuno che ha la nostra età, saggi che potevano essere relativi alla scuola, oppure ricordo mia figlia un saggio di pianoforte, perché era il luogo dei bambini dove si potevano esibire durante il fine anno scolastico del loro impegno. Questo teatro sta accogliendo in questi ultimi mesi presentazioni di libri, conferenze, abbiamo avuto Cebolani, Giordano Cebolani, e questa sera la presentazione di questo bellissimo quadro. Come ho già avuto modo di esprimerlo in altre serate, in altri momenti, io sono molto campanilista e credo che dobbiamo assolutamente continuare a valorizzare chi ci ha preceduto, quindi questi grandi artisti, e anche queste cose che sono un patrimonio che non possiamo dimenticare. Un saluto all'assessore della cultura, la dottoressa Silvia, scusami, Vidoli, perché non avrei voluto dire il nome di sua madre, scusami tanto, e che ci onora della sua presenza, e buona serata a tutti e grazie ai relatori ovviamente. Grazie. Una sola piccola considerazione. Noi abbiamo avuto la fortuna che il nostro Guercino pian piano nel corso del Novecento è stato rivalutato e una piccola parte di merito io credo che ce l'abbiano anche gli storici dell'arte a livello locale. Lo dico perché sono presenti Fausto e Elena. Credo che siamo stati fortunati a avere in municipio l'assessorato alla cultura finalmente delle persone competenti, non solo competenti, persone che hanno lavorato e stanno lavorando con entusiasmo per fare sì che la storia dell'arte centese venga continuamente proposta, rivalutata il più possibile, e questa è una di quelle piccole occasioni, mi sono dimenticato di dire, bisogna che viene dia merito, che
che se questo quadro è venuto al centro, questo piccolo quadro è venuto al centro, è anche il merito di Fausto, che mi ha fatto un'expertise notevole di questo quadro e mi ha, non aveva bisogno di convincere, però anche facendo una considerazione pecuniaria, mi ha convinto chi ha comprato questo quadro a completare l'operazione. Grazie Fausto. Allora passo la parola a Elena che ci tratteggerà la figura di Aroldo Bolzani. Buonasera a tutti e grazie della vostra partecipazione. Questa sera io e Fausto ci siamo un po' suddivisi gli interventi. A lui va il grandissimo onore perché ho chiamato di presentare l'opera. E fra l'altro ci presenta anche una serie di fotografie che fanno parte del fondo postale. Io tratteggerò brevemente la figura di Aroldo, cercando anche di presentare una mia personale visione, perché è un autore questo che è entrato molto nel cuore mio e nel cuore di Fausto. Per tanti anni abbiamo parlato di lui, delle sue lettere, dei suoi disegni, delle fotografie, perché abbiamo la fortuna di avere a centro un archivio Bolzani che in questi mesi sta vivendo un grande lavoro di riorganizzazione, in quanto c'è un progetto, lo dico perché pugnatrice proprio l'assessore Silvia Vido che mi presenti, di riordino delle collezioni, di studio, di catalogazione e di digitalizzazione per permettere a tutti gli studiosi da ogni parte del mondo di poter trovare online i testi che le fotografie, i testi, le lettere che sono custodite nel nostro archivio. E per aprire il mio piccolo intervento ho scelto come opera di apertura un omaggio proprio alla Galleria d'Arte Moderna, perché è stato l'autoritratto di Aroldo Bolzani, quello di sinistra, che è custodito all'interno della nostra galleria, a confronto con un altro ritratto, quello di destra, che risale al 1916, che è molto posteriore, che ci dimostra, il passaggio dal 1905 al 1916, la grande maturazione artistica di Bolzani e il suo cambiamento stilistico. Partiamo da un ragazzo giovane che si auto-immortala in un contesto molto intimistico ed emotivo, dove la raffigurazione risente di note sentimentali molto forti, approda a quello che è il suo stile, con cui rimane e resta famoso presso il Risorgimento dell'arte, che chiama espressionista, dove il ghigno, la maschera, il volto esce, fuoriesce dalla superficie in questa espressività proiettata verso il futuro. Ma parlando di Bolzani, io vorrei iniziare con un'opera del 1910, che secondo me è importantissima. Bolzani, lo sappiamo, nasce a Cento, si trasferisce con la famiglia a Milano perché a Cento i suoi insegnanti, la municipalità stessa, suggerisce che questo ragazzo così bravo e così bravo debba poter studiare a Vena. La madre deciderà non solamente di trovare i soldi, di portarlo a Milano, ma di trasferirsi lei stessa con Aroldo, Peppino, che era e le due figlie più piccole, Elva, Luisa, ed Elva. Quindi tutta la famiglia deve cercare di sostenersi e di vivere, alle volte anche in estrema povertà. Sappiamo che per esempio la madre dovette vendersi le trecce per raccimolare un po' di soldi per mantenere il figlio a scuola, ma soprattutto sappiamo che Bolzani riuscì a pagare le rette di Brera, anche grazie a numerose donazioni che gli vennero proprio dalla città di Cento, dal patrimonio degli studi di Cento e dalla Diputazione Provinciale di Ferrara. Quindi fino almeno al 1909 riuscì a studiare grazie a queste sovvenzioni pubbliche. Poi nel 9 abbandona l'Accademia e nel 10 c'è questa opera che è iconica perché rappresenta in pieno quello che è il clima culturale e artistico di un'epoca che chiamiamo Belle Époque. Non a caso quest'opera c'è anche stata scelta come immagine iconica della mostra sulla Belle Époque di qualche anno fa a Torino. Che cos'è la Belle Époque? È un periodo importante della storia d'Europa e va grosso modo dalla fine degli anni Ottanta alla guerra, la prima guerra mondiale, si chiude con il primo conflitto mondiale. Ed è un'epoca di grande rinascita e forse anche rivincita della società
europea, nel senso che i mutamenti economici, il grande processo di industrializzazione, le grandi ricchezze messe a disposizione permettono l'elevarsi e di innalzarsi di questo ceto borghese che diventa molto forte, molto ricco, e a un certo punto scalza quasi la vera e propria aristocrazia, nel senso che è dotato di moltissimi mezzi economici e sceglie come proprio personale metodo e mezzo per esprimere la propria superiorità, la rappresentazione figurativa, la moda, la pubblicità e tutti quegli eventi che possono dare lustro alle persone, farle incontrare insieme, parlare e mostrarsi agli altri. La Belle Époque vive e nasce proprio grazie, come dicevo prima, a grandi capitali economici, ma anche grandi rivoluzioni industriali e scientifiche. La Belle Époque è il periodo del cinematografo, della radio, della macchina, dell'automobile, del tram, del treno. È l'epoca in cui si studia e si superano certe dimensioni, certe strettezze dei secoli precedenti. Sono i primi anni 10, sono quelli della relatività di Einstein, per esempio. Sono quelli del pensiero dell'atto creatore di persone della durata, quindi si va a superare quello che era uno schematismo storico precedente per aprirsi a quella che era modernità, e tutti i movimenti pittorici, le cosiddette avanguardie, che nei primi anni 10 esplodono in Europa, fanno proprio forza su questo punto: l'idea di modernità e di apertura completa al mondo, di cambiamento totale, perché è una sorta di età dell'oro, la Belle Époque è una sorta di età dell'oro dove si rinasceva sotto gli auspici di una nuova modernità industriale, scientifica e velocissima. E all'interno di questa nuova epoca, così veloce, così dinamica, così aperta, un ruolo finalmente prepotente e preponderante, c'è la figura femminile, che emerge da secoli di rappresentazioni, anche di figura angelicata, di vergine del popolare, di, in alcuni casi, femme fatale nell'ultimo simbolismo, ma in questo momento assurge a vero e proprio simbolo di se stessa, la donna emancipata che attraverso la moda, il vestiario, l'occupazione, la sua occupazione, attraverso anche il fatto stesso di poter guidare l'auto, dimostra che può essere padrona del proprio destino. E le donne in montagna hanno una predominanza totale, sia per questi personaggi, come si può dire, un grande amante delle donne, un grande amatore delle donne, e sia perché verso di loro e per loro c'è questa grandissima stima anche in senso estetico, e le donne di montagna sono sempre figure che dominano il loro spazio e che camminano e avanzano appunto verso il futuro della modernità. Un'altra opera, sempre del 1910, che ci presenta di nuovo le donne, di nuovo uscita dal Ventone, ci dimostra come nel momento in cui Montagne deve caratterizzare i propri personaggi, se forse sulle donne ha la possibilità di ampliare nel vestiario, in alcune fisionomie e soprattutto nelle posizioni, rimane più fisso e immoto nella raffigurazione degli uomini, che iniziano in questo momento, proprio in questi anni 10, a caricarsi anche di significati, di sottesi quasi caricaturali. Vedete benissimo, abbiamo questo dominio delle tre figure in primo piano, con una che intercede lentamente al centro dello spazio. Dietro ci sono questi uomini che notiamo e caratterizziamo attraverso le tute, attraverso i cappelli, quindi monopoli, ma che diventano poco a poco figure un po' più grottesche, e sarà questa la strada dell'esasperazione grottesca e caricaturale che negli anni futuri, negli anni a venire, sarà una delle forme poetiche e stilistiche di Montagne. La donna ripresa nei veglioni, negli eventi mondani, nelle feste, in alto abbiamo anche le corse a San Siro, in basso abbiamo questo piccolo particolare di intimità, una donna che si prepara alla donnetta. Ma questa grande propensione verso la donna e questo amore per la bellezza femminile, per l'eleganza femminile, per la donna che domina il proprio tempo, il proprio spazio, veniva a Montagne anche da un approccio molto fisico, diciamo stilistico
lavorativo rispetto al mondo della moda. Pozzani lavorava per alcuni sartorie di Milano, per alcune cose pubblicitarie. La più famosa è questa, la sartoria dove troviamo Raffaello, dove troviamo non solo la copertina ma anche i figurini stessi, quindi il nostro Pozzani disegnava figurini di moda. Nella pubblicità degli impermeabili si nota, oltre a questa cura per raffigurare i personaggi e i loro abbigliamenti, anche il tema della modernità, quindi in particolare la macchina, l'automobile. E l'altro tema che è presentissimo in tutta la produzione dei primi anni del Novecento in arte, che è l'elettricità. Elettricità non è fondamentale solamente per il vivere quotidiano, per l'apertura alla vita e alla modalità che offre, ma è indispensabile anche per avere una percezione della luce e delle raffigurazioni pittoriche differenti. Molto spesso i pittori, soprattutto gli espressionisti, caricano le loro figure di queste luci artificiali e elaborano così dall'interno la stessa espressività, la stessa esteriorità delle figure. Gli amici di Pozzani ci raccontavano che già all'epoca di Brera era praticamente lo studente più elegante in assoluto, proprio perché era solito scambiare provini di moda, guaffe, eccetera, per vestiti. Quindi, e questo è sintomatico di una sua personalità, Fausto l'ha chiamato insomma il denti, in effetti questa sua personalità molto ancorata, molto legata alla moda, ad essere bello, ad essere ben visibile, che in fondo si sposa benissimo con questa sua verve irriverente, per cui gli piace girare per il mondo, per le città, per le università e per le mostre, dimostrando di essere un dissacratore, ma con grande eleganza, di non essere uscito, diciamo così, dalla strada, ma di essere nella sua eleganza portato in qualche modo a poter criticare gli altri, dissacrare gli altri, sempre mantenendo una sorta di superficialità, di superiorità rispetto ai modi di alcuni e alle dissacrazioni che compie. Ma il 1910 è anche l'anno in cui, e qui sono importantissimi gli studi proprio di Fausto, di nostro governo, è l'anno in cui il nostro Pozzani aderisce al movimento futurista. Aderisce a tre dei manifesti futuristi, e per quanto abbia cercato, queste forse sono un po' le opere che maggiormente si possono avvicinare, un po' ho ritratto un pocciolo l'idea del tema della vicenda eccetera e della pennellata che si avvicina più al divisionismo. La locomotiva è quindi la macchina che nella notte corre, ci dà questa idea di velocità, e la figura anch'essa subita di destra della galleria moderna, che è verso la luce, dove si va a giocare su questa silhouette, su questi cerchi concentrici di luce, come a definire un percorso che va verso un'apertura, verso un oltre, verso qualcosa che sale, che si sviluppa, che cresce. Pozzani dedicherà solamente un anno della sua vita, poco meno di un anno della sua vita, a stare insieme ai futuristi, a parlare con loro, a partecipare alle soiree e alle manifestazioni dove finiva per la verità anche molto spesso a pugni. Uscirà dal movimento futurista, le fonti ci raccontano, il fratello Peppino diceva, sosteneva che fosse questa sua uscita dal futurismo perché la mamma aveva le palpitazioni quando lui usciva per partecipare alle soiree perché temeva che venisse picchiato. C'è un'altra parte della critica che sostiene che fosse stato probabilmente un codardo, non avesse osato andare oltre, non avesse osato superare e sopportare le leggi e le lotte all'interno del futurismo verso l'esterno. In realtà è ormai assodato che Pozzani si distaccò dal movimento futurista per principalmente motivazioni stilistiche. Non voleva essere imbrigliato in dettami ferri e soldi, che erano quelli particolarmente dei temi del futurismo, la città che sale, la macchina, il predominio soprattutto della modernità, né voleva cedere a una sorta di obbligo stilistico che era quello attinente, che derivava dal divisionismo, quindi da queste penetranti divisioniste, da queste
luci molto forti, visto che già aveva in animo questo suo amore per il mondo tedesco, austriaco, per la presa di posizione verso artisti come Nold o Kocka, per esempio, dove il colore è urlato e gridato al di fuori. In questo caso vi ho messo alcune immagini futuriste, appunto, di Boccioni in alto la città che sale, la risata a sinistra e a destra il libro moderno, per mostrare come nel futurismo fosse importantissimo mostrare l'impatto e l'evoluzione urbana, il tema della città, non solo della città che sale, ma in generale della città come luogo deputato alla poetica futurista, non è al momento così importante per Bolzani. Per Bolzani è importante far vedere i luoghi di ritrovo dell'elite all'interno della città, ma non la città che si sviluppa, che cresce, che si apre alle periferie e che si costruisce, che si innalza. Né questi era interessato a questi cambi di proiezione e di posizione che dovevano effettivamente sottolineare e dare l'idea di un movimento interno e esterno al soggetto raffigurato. Forse vicino al futurismo, comunque, questo sostiene Giuseppe Birelli, un professore dell'Università di Bologna, caro amico, insomma, anche di Fausto, che però in questo momento Bolzani è vicino ai futuristi nella resa caricaturale dei volti e che diventano in una sorta, che diventano fondamentalmente delle maschere, delle icone, dei tipissimi. Ve lo faccio vedere anche qua con Romolo Romani e con in basso, con un carraso di opere sopra, che è la stazione e i funerali della Marco Cogalli, dove di nuovo questa luce fortissima, questa pennellata lunga divisionista e questo elemento di crescita della città, dei piani di sfondamento della superficie, dei volti e della modernità è centralissima. Così non è in un primo momento, quantomeno in Bolzani. Bolzani è più interessato all'alto mondo della borghesia che domina i ritrovi milanesi e anche a un demimondo, possiamo dirlo, perché la figura femminile interessa anche quando non è prettamente alta. È un demimondo fatto di personaggi, di figure, di ballerine che in questa loro eversione movimento si caricano di espressività e stereotipano i loro sentimenti. Allora, questo meglione alla scala a sinistra, i modi di vedere sono entrambi del Popper del 1912. L'elemento che spiega oltre alle caricature molto fissati e ci viene anche da chiederci quanto in questi primi movimenti di maschere, figure, icone abbia la poetica di Lombroso e la poetica, la statistica di Lombroso della Bisognomica. In ogni caso questi volti in qualche modo deformati, in qualche modo fissati, in qualche modo iconici come maschere servono a concentrare tutta la nostra attenzione sul movimento, sull'esasperazione, sulla uscire del quadro in questa ridondanza di colori molto accesi, molto carichi, che dato soprattutto in modi del vento, anche l'idea del movimento e dello spazio che viene attraversato. Sempre direi riconoscere nell'immagine caricata di destra del bandoneone, del disambulicista, insomma, un ritratto di Marinetti, che è il grande fondatore del futurismo. Ma Bolzani, oltre al tema delle moda, della moda, oltre al tema, abbiamo parlato prima, della figura femminile che esce e fuoriesce, dagli schemi che viene raffigurata con questi colori carichissimi che ne denotano tutte le superfici, si attesta anche come grande disegnatore, caricaturista, come grande illustratore, come figura che immortala i mali del contemporaneo e satireggia su quanto avviene a livello politico e anche a livello di costume sociale in Italia. Questo secondo me è un'opera meravigliosa e si rifà al periodo della guerra in Libia. Dall'ottobre del 1911 all'ottobre del 1912 l'Italia
cerca di conquistare, scacciando, derubando, se vogliamo, l'impero turco, di due province, che sono la Cirenaica e la Tripolitania, che è parte del Dodecaneso, per verità, che proprio con gli italiani prendono il nome di Libia, cioè prima erano entità separate, province separate del grande, enorme impero turco. Allora il colonialismo, il secondo colonialismo, è uno dei grandi temi che ritroviamo durante la Belle Époque. Tutte le potenze europee, prima che dopo, già nell'Ottocento, si erano, avevano cercato di impossessarsi dell'Africa. L'Italia, che è rimasta indietro, ha poco margine, e vuole approfittare del faticoso disfacimento dell'impero turco, ma fa un grossissimo errore. Pensa che conquistare questi due territori voglia dire scacciare i turchi, ma trovare una serie di tribù arabe che accoglieranno, o quantomeno non si degneranno di cambiare posizione, di votare l'avanzata degli italiani. Cosa che naturalmente non è, perché nel momento in cui invadi lo Stato, invadi lo spazio delle persone. E quindi la popolazione libica, che ancora non si chiamava libica, ma insomma, gli abitanti di quella che sarà la Libia, non sopportano pacificamente l'invasione italiana, si ribellano. Ci sono fatti molto cruenti, in particolare alla fine dell'11 a Sharshat, che è un'oasi, dove l'esercito italiano sconfigge l'esercito turco, ma alcune tribù arabe hanno appoggiato i turchi e soprattutto hanno fatto scempio dei prigionieri italiani con torture di altissimo livello, da crocifissione, amputazione, eccetera. La risposta italiana è l'impiccagione dei 15 capi tribù arabi. Questa cosa però, questo atto di forza e questa ritorsione non vi viene, il governo ci tiene molto a farla passare sotto silenzio. In realtà, grazie ai giornalisti di guerra, trapela questo evento, e Bonzani, vicino peraltro ad altri artisti, ma Bonzani raffigura e immortala questa efferatezza dell'esercito italiano contro le popolazioni arabe con l'albero del giorno italiano, l'albero di Natale, con gli arabi impiccati al posto delle palle di Natale. Ed è da capire in realtà se l'indignazione più grande qui, cioè in Italia al momento, fosse per l'efferata reazione dell'esercito italiano o per il silenzio del governo Giolitti, cioè di fatto, e qui è importantissimo il livello di autocoscienza che prende il pubblico all'interno delle nazioni, una nazione poi così giovane come l'Italia. La pubblica opinione diventa un elemento fondamentale per la politica e per la società del periodo. E quindi, che cosa è stato più grave? Ucciderli o non riferire in patria che erano stati uccisi, cercare di nascondere e quindi mentire agli italiani? Il nostro Bonzani, in ogni caso, in questa opera, come in tante altre, non rinuncia a sferzare con grande verba i costumi corrotti o gli atteggiamenti sbagliati dei politici italiani. In ogni caso, questa, che è particolarmente forte, fa parte comunque di tutta una serie. Abbiamo 150 cartelloni, purtroppo se ne sono rimasti circa una quarantina, che erano esibiti all'esterno delle vetrine di una santuaria inglese che si chiamava Highlight Taylor. Allora, è molto curioso, voi figli della pubblicità ormai siamo abituati a vedere in ogni modo. Questa santuaria, per far sì che i milanesi si fermassero a guardare le creazioni in vetrina, avevano affidato al pittore di Milano, Aroldo Bonzani, la realizzazione di cartelloni che raccontavano, che non facevano pubblicità diretta alla santuaria, ma erano cartelloni di critica sociale verso ciò che accadeva in Italia e nel Calderone, se vogliamo, in Europa. Però abbiamo anche notizia che questi cartelloni così spettanti non sempre passassero
al vaglio, superassero il vaglio della censura, perché ahimè negli anni 11, 12, quando in contatto con questi cartelloni, sono al quarto secondo decennio del Novecento, c'era la censura che controllava la comunicazione e la promozione dei giornali, e quindi abbiamo notizia sempre dal compagno Peppino che i gendarmi arrivassero, si arrampicassero su una scaletta munita di colla e di giornali e coprissero i cartelloni montani. E allora a ricordare e a ridere uno di questi gendarmi ci pensò lo stesso Pontani, che ci ha lasciato questa guardia regia che trovate sulla sinistra, che è ospitata anch'essa all'interno della nostra galleria e che tratta in maniera, direi anche in questo caso, episodica, caricaturale, questo volto quasi ferino del gendarme con le mani incrociate che sta aspettando i comandi del censore. Ma alle volte Pontani si arrabbiava, perché abbiamo un altro esempio in alto dove c'è scritto: ed ora se volete divertitevi andate a quel paese. Poi sotto c'è scritto: quel paese era un giornale satirico cui lavorava lo stesso Pontani. Però il fatto stesso di girare le spalle e dire basta, continuate a coprire, a contestare, eccetera, arrangiatevi insomma e andate a quel paese. Un altro tema molto grazioso di satira sociale che viene realizzato dal nostro Pontani, ispirandosi alle opere, e in questo caso questi cartelloni andavano a decorare la Columbia Records, quindi sempre in via Dante, per cui un altro negozio che aveva capito che gli attacchi sociali e politici di Pontani portavano gente a vedere le fine e conseguentemente a conoscere e poi a comprare i prodotti. E diciamo ai nostri monti, dal Trovatore ai nostri monti torneremo, dove per monti si intendono i monti di pietà, e quindi abbiamo una fila di disperati e disgraziati che vanno a portare i prodotti per impegnarli appunto dal poveraccio alla madre di famiglia, al nobildonno, comunque ai capogliesi, fino in fondo al prete. Sempre tornando a questi nostri cartelli, quello cartelloni, insomma quello di destra, anch'esso è custodito all'interno della galleria d'arte moderna, da me in giallo, siete sopportabili di fate l'effetto del passo delle potenze, anche qui era un'ironia, un sarcasmo, una satira rivolta contro le potenze europee, con questa donna che primeggia all'interno del suo spazio, guarda dall'alto in basso questo damerino pretendente inginocchiato che esce davanti a lei. Ma ce ne sono altre anche molto graziose, per esempio sempre relativa alla guerra in Tripolitania. Gli orrori della guerra sinistra, voi riconoscete D'Annunzio, e gli orrori della guerra cosa sono? D'Annunzio che scrive poemi sulla carta igienica, quindi un'altra ironia molto salace che riversa in questo caso non più a Bontano, D'Annunzio che era un interventista, aveva propugnato insomma la guerra in Libia, si arriva anche con l'Avanti, culturali in particolare con i socialisti. Nonostante in quegli anni Pontani fosse andato a lavorare davanti della domenica, che erano state richieste delle tavole, però non si fa speggio, non si crea problema ad avere un committente che poi in un altro modo attacca miseramente. Per esempio in basso trovate più l'Avanti va, più l'Italia va avanti, più l'Avanti va indietro, e ce n'era un altro ai dati accurati, c'era Curati, la bella Filippa, ed era i fiaschi di Curati, intesi proprio come bottiglioni di vino, quindi la bella Filippa e la bella ubriaca, fiaschi perché Curati aveva mandato il grande sciopero contro la guerra in Libia, non aveva avuto accoliti, non aveva avuto seguito, era stato disertato questo sciopero, e quindi Pontani sottolinea come la mandi fosse in quel momento fuori dal tempo, non riuscisse a recepire. Bisogna raccogliere le esigenze della popolazione e dei socialisti intorno a loro. In alto, ovviamente, ne ho messo un'altra, e non dormire sugli ottomani, quindi la moglie che saluta il marito che parte per la guerra, in questo gioco l'ottomano intesa come chaise-longue, insomma, dove distendersi, ma soprattutto l'ottomano inteso non dormire con la turca, insomma, con la donna turca e non dormire.
tema che lascia perplessa è questo, è quello delle suffragette. Nel 1913 a Roma c'è il congresso delle suffragette e Bonzani le deride miseramente e anche in maniera, se vogliamo, insomma, non particolarmente intelligente rispetto a come alla satira che il sarcasmo che ha usato per la politica, perché praticamente c'è raffigura tutte come delle brutte, grasse donne che non sanno nient'altro da fare se non andare in giro e dire a lei il voto, da tutti il voto, eccetera. Al di là di questo, il congresso delle femministe a Roma si articolava su vari temi, il voto era importantissimo per tutte le donne, ma c'era tutta una tematica collegata alla famiglia, alla donna, alla salute, alla sanità, all'educazione dei figli, per cui i temi erano vari. Bonzani si diverte a raccogliere quello che poi la critica anche contemporanea di un po' tutti i giornali del 1913 lanciavano anche queste suffragette, quindi l'idea che fossero delle selvatiche, delle selvagge che creavano scompigli e problemi di ordine pubblico per andare a chiedere per Roma il voto. Ecco, rimango col fine, insomma, come sia accaduto con Bonzani, non si è riuscito a erridere maggiormente le donne con temi più alti, se non appunto quello dell'aspetto fisico. Ecco, perché Bonzani poi è così con la donna. Allora, visti alcuni anni a Milano, nel 14, sempre pressato, presso da motivi economici, decide di accettare l'invito di Nino Nicola Cardinali, un suo amico, che lo invita a Buenos Aires con un viaggio pagato per andare a decorare la sede dell'Ippodromo Palermo, che era in mano al Jockey Club. In realtà, quando arriva a Buenos Aires, non il tema ippodromo non andava avanti, non aveva ponderato nulla. Lui però scrive a casa: ricordatevi, non dire niente a nessuno, non raccontate niente. Io intanto sono costretto a Buenos Aires e cercherò di darmi da fare, conoscere persone, fare lavori e dipingere quadri. Lui parte alla fine del dicembre del 14 per Buenos Aires e sbarca proprio a Buenos Aires il 1 dicembre del 1915. E dalle lettere che noi possediamo all'interno dell'archivio Bonzani, che abbiamo letto e che abbiamo studiato, che lui manda alla famiglia, ne esce veramente una sorta di enfante terribile post-futurista che decanta le proprie doti. Si stima nel raccontare che sulla nave, su questo piroscafo che si chiamava Tommaso di Savoia, ne ha fatte di cotte di crude, ha fatto innamorare di sé numerose signore che litigano con lui, per lui, e lui è costretto a dire che è brutto, che è dolore essere così belli come sono io. Se ne può girare il desaglietta, che è simpatico a tutti, tutti lo acclamano. Quindi era anche un po' un guascone smargiasso, se vogliamo dire, insomma, si dava molta aria perché aveva una grande considerazione di sé, in questa sempre molto ironica e molto giocosa, stava scrivendo la famiglia in questo momento, per cui si poteva anche un po' lasciare andare. Ma già sulla nave conosce l'arcivescovo, conosce le persone, i giornalisti che gli possono poi venire utili. Intanto inizia a valutare l'idea, cerca alcuni lavori, però di valutare l'idea importante per lui, visto che trova di essere acclamato dalla stampa italiana e argentina di quel momento, di realizzare una grande esposizione che possa consacrare la sua arte all'estero, renderlo famoso, ma soprattutto renderlo ricco, perché continua a dire il grande problema che emerge da queste lettere è sempre la penuria di denaro, di mando soldi, non dati soldi, insomma. Oltre, devo dire, anche all'esigenza di farsi mandare gli vestiti eleganti per rimanere ad essere sempre una figura di spicco, insomma, del mondo di Buenos Aires. È contento, anche se, ecco, nelle lettere l'ultima frase inizialmente: sono arrivato a Buenos Aires in cui tutto è enorme, tutto è gigantesco, scusate, dirò una modalità, adesso ma ripeto, Bonzani, perfino l'odore di merda. Quindi non è poi questo paradiso quello in cui si trova, ma quello che gli preme è diventare famoso e tantissimo. E quindi lavora, grazie anche all'ospitalità di
ricchi, possidenti terrieri italo-argentini che le portano le loro fazende, e si chiamavano estancias in Argentina, e gli permettono di dipingere all'aria aperta in queste sterminate praterie con i gauchos, di andare a cavallo e di ritirarsi, quindi senza avere esigenze economiche, e tempo da perdere perché può dipingere. E dipinge praticamente tanto, questa in alto che vedete a disposizione con Danni è il libretto, lo cammina il libretto con il nome delle opere, e poi ha messo alcune opere che peraltro non sono tutte tre al centro, queste due sono della nostra galleria. In basso a destra c'è il ritratto di Guido Borrelli, in figura molto bella, molto interessante, era una tipa del cinema muto. E fra l'altro il nostro Mondani la immortala, e la immortala in questo irraggiamento bianco che emerge dal fondo della sua bellezza e della sua bellezza. E dicevo, Ida Borrelli, attrice del cinema muto, che era in Argentina, che era a Buenos Aires, che lui immortala, connotando tutta la composizione con queste grandi linee chiarissime, luminosissime, dove spicca la fisicità, la carne della donna, e soprattutto queste bellissime labbra rosse, che la definiscono come donna e come femmina in fondo. A me personalmente rimane la curiosità e mi chiedo quanto il cinematografo, che già a Milano alla fine dell'Ottocento era presente, c'era il cinema, un grande colus all'italiano come Caviria è del 1914, quindi Bonzani e gli altri amici di Brera hanno tutti visto il cinema. Però in realtà Bonzani cita il cinema perché quando racconta che sulla nave di Tommaso di Savoia in partenza e fa di cotte di crude e fa innamorare tutti, dice, sono, erano scene da cinematografo, quindi coscienza ne ha e lo va a vedere. Non ho trovato però dei rimandi estetici all'interno di queste opere, all'interno delle opere di questa generazione, se non che il cinematografo con la sua velocità e velocizzazione delle cose, della figurazione, sia in seno direttamente al turismo che ne fa anche uno dei suoi manifesti. Al di là di questo, su Bondani non sembra aver fatto molta presa, ma gli piacevano le belle amici, le belle donne, come la Sminia, o le donne di Madre Bella, insomma, che vediamo in basso, o come questo Toro Santo che torna a uno stilista, gli scrivono benissimo queste pennellate allungate, di una figura che è quasi sacrale, che richiama anche un po' la mitologia classica del toro, Zeus, Echidio, o una sorta di mito panteco in cui la natura si fonde, l'animale si fonde con la donna, in questo lussureggiante festeggiamento, anche un po' sensuale se vuoi, del bene della terra, della fisicità. Ma oltre queste belle donne che sono famose, ai ritratti dei vari personaggi che l'hanno ospitato, come per esempio Montra o Gardone, Montagni si avvicina anche a situazioni più basse, scende e va a visitare, va a vedere la Buenos Aires dei bassi fondi, dove si gioca a carte, dove si cantano canzoni oscene come la sua, questo è il titolo del bozzetto, o dove si balla tango, perché in questo momento Bondani inserisce all'interno della sua opera degli elementi che richiamano la narrazione del naturale. In alto a sinistra vedete anche il Mediterraneo, questa è un'opera della Galleria d'Arte Moderna che ci racconta la visione che Bondani aveva dal piroscafo Tommaso di Savoia quando solcava il Mar Mediterraneo con l'oceano. Ma ci sono anche paesaggi che lui vede direttamente nelle stanze dei suoi ospiti, nella pampas sconfinata dell'Argentina, i gauchos a sinistra, i lavoratori della terra o della città sulla destra. Quindi è questo momento che per me è sicuramente di grande crasi, di grande taglio, di grande differenziazione, il luogo esatto in cui Bondani rinventa se stesso.
Per tutta una serie di eventi, Bondani si sofferma e va a un oltre, che è molto diverso da quello che non faceva prima, quando era in Italia, cioè si avvicina agli uni, che sarà un tema che troveremo a partire dalla sua produzione, e si ripiega, perché questo viaggio lo massacrerà a livello di autostima. Alla fine del soggiorno di Gesù mi scrive a casa e dice: spero di aver chiusa la dolorosa parentesi della mia vita. Perché doloroso? Perché nonostante abbia tentato in tutti i modi di guadagnare i soldi e diventare famoso, succede che lui inaugura la sua mostra e in Europa scoppia la prima guerra mondiale. Le ripercussioni sull'Argentina sono enormi, perché l'Argentina era il granaio d'Europa, portava il grano d'Europa, quindi i commerci si bloccano, le banche chiudono, c'è carenza di liquidità, Bondani non può sperare di vedere qua, che in grosso modo gli rimangono in casa in grande numero. E quindi si risolleva pensando di varcare il lunario con una rivista satirica che si chiama Il Ritorno, Il Ritorno alla Volpe, e lui è disegnatore del scrittore del copertina degli interni, sempre con questa sua verba molto ironica e molto distaccato con me. Ma mentre in Argentina succede un fatto molto grave. Questo si chiama. Mentre in Argentina succede un fatto molto grave. Questo giovanissimo ragazzo che muore con 23 anni si chiama Fausto Balsetti. Era uno scrittore italiano che stava ottenendo anche una certa celebrità, era un traduttore e un giornalista. Ebbe il piglio modernissimo di vedere i quadri, i cartelloni importanti, quelli dedicati alla guerra a Tripoli, quelli che vi ho fatto vedere prima in parte, alla mostra umoristica di Bergamo del 13, e ne fece una recensione che secondo me è uno degli scritti più belli che io abbia letto. Scusa, mi è piaciuta moltissimo, ve la volevo leggere. Lui dice: guardate il cartellone di Bondani, che sono un movimento ombelicale intorno a una trovata. Talvolta è la trovata di spirito che genera il cartellone esplicativo, così che questo consiste tutto nell'illustrazione della battuta. Oppure è la trovata di colore che determina la scelta della satira, e allora è il sopravvento del pittore che anima il cartello. Quando però non si è invece la malizia psicologica del segno, che chiudendo in un paradosso lineare l'essenza della composizione determina il sapore del grottesco, quasi sempre amaro. Torniamo, e lui per primo mette in luce una dimensione dolorosa del grottesco di Bondani. È così? Non lo sappiamo, cioè adesso vi dirò perché. Qui ho messo una caricatura che Bondani fa di Balsetti e lo prendeva in giro dicendo: lui si chiamava Fausto, il Fausto Balsetti va poco e secchi molto. Però per Balsetti realizzare la oltre all'ornato, al disegno, eccetera, c'è anche letteratura italiana, si studia letteratura italiana. Quindi la cultura Bondani ce l'aveva, e in questo suo saggio, che c'è Pirandello, tratta appunto il tema dell'umorismo e del comico, avvisandoci subito che il comico è l'avvertimento del contrario. Noi ci rendiamo conto che siamo di fronte a qualcosa di contrario a quello che dovrebbe essere, e quindi in un certo qual modo ci fa sorridere, ci fa ridere, è un avvertimento del contrario. Quando noi riusciremo ad andare oltre l'avvertimento e riusciremo ad arrivare al sentimento del contrario, vuol dire riuscire a capire il contrario di questo comico, interagendo e empatizzando con le figure che si caricano di questo comico. Ed è celeberrimo l'esempio che fa Pirandello della donna vecchia imbellettata e imbarruccata. E lui sostiene: a una prima visione esce il comico, perché noi vediamo questa donna inondata fuori dal comune e fuori
uguale a quello che dovrebbe essere per una donna della sua età, e la deriviamo, ridiamo di lei. Ma successivamente, se questo apprendimento del corpo diventa un sentimento, cioè entriamo in empatia con questa donna e capiamo che alla base di questo comportamento, di questo bestiario, c'è la volontà della donna che soffre e cerca di rendersi più bella per piacere ancora al marito più giovane, noi entriamo direttamente nel sentimento dell'umorismo e smascheriamo le menzogne delle convenzioni sociali e soprattutto gli autoritari della nostra coscienza. Io credo che alla fine della sua vita Bonzani abbia iniziato a capire e a vivere la sua satira, la sua ironia con l'umorismo che predica Pirandello, con la compartecipazione al dolore del soggetto raffigurato che crea una situazione umoristica, perché nell'umorismo vedo anche il lato sofferente, il lato doloroso, e quindi compartecipo in partito e creo una liaison emotiva con l'oggetto che viene reso comico. Grazie. La parola a Fausto. Io mi faccio vedere delle immagini, delle fotografie della famiglia e naturalmente la situazione del quadro che era Bozzano, presentiamo. No, questo Fausto. Sì, io prendo il centro. Dove vedete c'è questa figura che è come abbracciata dagli altri quattro, come fosse una deposizione, quindi è di una sensibilità estrema, perché quella persona lì al centro è l'amico che non c'è più. Ecco, vedete, questi sono il frontespizio della mostra a febbraio 1919. La mostra era di Alciati, Biasi, Aroldo, Cinotti e Wild. E la pagina 17 del catalogo ci riporta, vedete, ci riporta che cosa? Allora, nel Cirque Equestre, al numero 90 c'è questo Cirque Equestre. E poi c'è un altro Cirque Equestre al 107, ce ne sono due. Questo è un catalogo che è stato di proprietà della famiglia e quindi c'ha sopra dei valori che evidentemente la famiglia riteneva giusti per quelle opere. Abbiamo fatto un ragionamento, naturalmente qui parla di 2.000, di 3.000 lire e quindi non sono del 19. Che sarebbero cifre troppo alte, sono degli appunti che loro avevano fatto su un catalogo di loro opere, opere della famiglia, in caso di vendite. Ecco, questo è il numero 90, vedete nel circo, e vedete nel retro di quel quadro, oltre alla data 17, cosa leggete qua? 90, come niente? Si legge bene, si legge. C'è scritto 90. Quindi vuol dire che quel quadro ha partecipato alla mostra del 19 ed era stato numerato con 90. Quindi questo è un documento nel pugnale. Poi, 1923, vedete, 1923, questa è la copertina del catalogo che si fece nel 1903 nel Castello Sforzesco di Milano. E la copertina la disegnò naturalmente
Wild, che nel 23 aveva già inaugurato il monumento da un paio di anni, il monumento di Arondolo, che dopo vediamo. Questo è l'invito, vedete l'invito alla mostra, che dice Federico Palestra inaugura la mostra postuma di Arondolo Gonzani sul tema della ricerca, eccetera, eccetera, Castello Sforzche, ore 16 del 3 febbraio del 1923, nella Camera delle Asse. La Camera delle Asse è questa qua, c'è ancora, ed è la stanza più famosa e più importante del Castello Sforzesco, perché quel soffitto che vedete pieno di rami è il soffitto famoso di Leonardo da Vinci del 1489, mi pare 90, di lì. Insomma, era lo spazio più ambito per fare mostre al Castello Sforzesco, e gli fanno la mostra appunto postuma. Questo è il frontespizio, vedete, la mostra durò pochissimo, dal 3 al 18 febbraio 23, e alla pagina 25, andiamo a leggere, pagina 25 al numero 27, nel circo equestre, olio su tela, non toccare quelle cose che usate. Allora, olio su tela, la misura, lascia stare. Comunque, allora, la misura 82x68x2 è quella. Firmato in basso a sinistra, in amaranto, a sinistra noi non vediamo niente, al termolino. La signatura è ripetuta a destra in carnet. Guercino, ci concentriamo molto su di lui, anche perché tutti noi aspettiamo con grande ansia appunto l'apertura della Pinacoteca, ecco, giustamente, ma non ci dobbiamo dimenticare che abbiamo un'altra eccellenza importantissima, ecco, che dobbiamo, abbiamo il compito, io in primis lo dico ovviamente in quanto assessore, di portare, ecco, di nuovo, di far conoscere sempre di più e di valorizzare, ecco, sempre di più. Ne aggiungo altri ringraziamenti alla Sueva, Adriano Giardini per avermi invitato, per continuare a fare queste serate di conoscenza e divulgazione culturale e artistica, e ringrazio Marina Malagoni per l'ospitalità e l'asilo Giordani, ecco, in questo meraviglioso luogo che ospita queste conferenze di così alto livello. Vi vorrei lasciare proprio con una riflessione: stasera ci lasciate un dono importante, ma anche un impegno. Io lo considero un impegno importante per me, perché ho il compito, abbiamo il compito anche come amministrazione, proprio di riportare alla luce questa meravigliosa galleria che ha offerto tanto negli anni, che adesso è in una fase, diciamo, adesso è chiusa, ma perché stiamo proprio sistemando la galleria, riallestendola tutta, anche attraverso appunto un lavoro di ricerca e scoperta che è importantissimo ed è preziosissimo, perché poter digitalizzare e rendere fruibile tutto questo materiale che è immenso, e anche aprirlo a studenti, anche il fatto che abbiamo aperto questa convenzione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna c'è veramente un nuovo interesse e fermento intorno a questa figura, credo che ci possa rendere orgogliosi, e dobbiamo lavorare ancora di più perché appunto questa figura venga valorizzata, ecco, sempre di più e riscoperta. Perciò veramente per me questo è un impegno importantissimo che mi prendo, e che insomma speriamo al più presto che questi lavori siano avviati e la galleria torni a vivere, perché oltre alla Pinacoteca, che ripeto aspettiamo tanto, ma c'è anche bisogno di questa galleria. Poi io in particolare sento molto, ecco, l'interesse verso soprattutto l'arte moderna e anche l'arte contemporanea, perché appunto in galleria si facevano anche tantissime iniziative ed eventi con aggancio importante
Grazie professore. Chiudiamo la serata, un piccolo rinfresco, una chiacchierata. Vi ricordo che avremo molte attività tra il mese di aprile e il mese di luglio. La più importante, per la quale sono già in vendita i biglietti, è il grande concerto di Pandorera con la selezione del Trovatore di Verdi, eseguito dai più importanti allievi di Raina Kalinowska. Grazie, buonanotte.